In studio Marco Scavino. 3 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Apriamo con la siccità perché Confagricoltura denuncia una situazione oramai insostenibile. Roma ritarda, Palermo tace e l'agricoltura muore. È la triste analisi che fanno la CIA Sicilia Orientale e Confagricoltura Catania, che stamattina hanno convocato una conferenza stampa per lanciare un appello, l'ultimo, legato all'emergenza siccità, con la piana di Catania praticamente all'asciutto. Sono gli agricoltori a evidenziare come ci siano danni per milioni di euro di grano mai raccolto, nessun intervento adeguato negli invasi che restano a secco e nessuna risposta al governo nazionale sulla declaratoria dei danni che consentirà di attuare le misure di sospensione e di deroga di tutti i pagamenti in capo alle aziende. Le richieste che oggi facciamo sia alla Regione che anche al Governo nazionale sono di attivarsi urgentemente. Noi abbiamo le aziende al collasso, non possiamo più pagare i nostri debiti verso le banche, verso i nostri fornitori, abbiamo le aziende in ginocchio, quindi oggi chiediamo veramente un forte aiuto, perché fino ad oggi sono stati tutti nascosti e dobbiamo avere veramente certezze importanti. Non vogliamo ristori assolutamente, perché i ristori lasciano il tempo che trova, e noi vogliamo immediati interventi per le nostre aziende agricole. Chiare le richieste che vengono avanzate da parte proprio delle associazioni di categoria. Centinaia di aziende stanno chiudendo e la Regione dimostra poca consapevolezza. Lo stesso stato di declaratoria nazionale non è stata ancora emanata e grazie a questo provvedimento gli agricoltori avrebbero potuto sospendere e rinviare mutui, scadenze, cambiali e quant'altro. Inoltre un intervento diretto a sostegno del reddito per compensare la mancanza del reddito degli agricoltori ci vuole. Interventi straordinari per eventi straordinari. Una seduta dell'ARS, ad esempio, che discuta soltanto di siccità e il Presidente della Regione prenda gli altri deputati, va a Roma a battere i pugni sul tavolo e chiedere allo Stato italiano, che non esiste soltanto, e noi siamo solidali, lo Stato di alluvione del Nord, ma esiste anche una Sicilia che va aiutata a rimettersi in campo per produrre qualità e dare un futuro alle aziende agricole. Dalle denunce di CIA e Confagricoltura al caso politico sulla possibile reintroduzione del reddito di cittadinanza, la proposta arriva da Luisa Lantieri, esponente di Forza Italia, e questa proposta, viene detto dal partito, è strettamente personale. Insomma, c'è imbarazzo e rottura. Sentite. È polemica all'ARS sulla reintroduzione del reddito di cittadinanza in Sicilia, proposta dall'onorevole di Forza Italia e vicepresidente dell'ARS Luisa Lantieri, che in un disegno di legge aveva chiesto l'introduzione di una sorta di reddito di cittadinanza, o meglio di un reddito regionale di cittadinanza, che prevede che la Regione siciliana eroghi un beneficio economico tra 200 e 400 euro alle persone tra i 18 e i 59 anni più bisognosi in possesso di determinati requisiti. L'iniziativa della Lantieri avrebbe messo in crisi gli equilibri all'interno di Forza Italia. Il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato: è un'iniziativa del tutto personale, non concordata con il partito, anche perché lontana dalle posizioni espresse da Forza Italia su questa misura, che non ha dato alcuna risposta sull'avvio al lavoro dei cittadini. Dal suo canto Lantieri risponde che si tratta di una forma di reddito di cittadinanza formulata a titolo esclusivamente personale e non coinvolge il gruppo parlamentare di Forza Italia né il gruppo dirigente del partito. L'onorevole Lantieri con la sua iniziativa voleva solo aprire un urgente dibattito sulle soluzioni più adeguate per affrontare l'emergenza sociale determinata dalla crisi economica. A scendere in campo il Movimento 5 Stelle con il suo capogruppo all'ARS Antonio De Luca. Il reddito di cittadinanza funzionava e non lo dicono soltanto i dati ufficiali, come testimonia ad esempio la recente relazione sulla povertà messa a punto dalla Commissione del Ministero del Lavoro, che ha certificato che nei 4 anni in cui è stato in vita questo strumento ha fatto uscire dalla povertà 1 milione di persone all'anno, scrive De Luca. In Sicilia se ne è accorta pure la maggioranza. Schifani non è d'accordo con l'iniziativa di un esponente del suo partito. La cosa non ci meraviglia affatto, dice De Luca. Pur di andare contro al Movimento 5 Stelle, il governo di centrodestra non ci ha pensato 2 volte ad affamare larghe frange della popolazione, specie in Sicilia. Diamo atto a Luisa Lantieri di avere descritto il reddito di cittadinanza nella relazione introduttiva
del suo DDL senza il paraocchi dell'appartenenza politica, arrivando ad ammettere che questo strumento ha garantito la dignità delle fasce sociali maggiormente vulnerabili del paese, ha concluso De Luca. Stabilimenti balneari con tariffe alte, la proposta del Codacons, revocare la concessione, sentite. Revocare le concessioni agli stabilimenti balneari che applicano prezzi troppo alti per i servizi offerti è quello che chiede il Codacons, che ha inviato una diffida alle capitanerie di porto e all'Agenzia del Demanio. Le spiagge non possono diventare un lusso per ricchi e chi vuole trascorrere una giornata presso il lido, fruendo di ombrelloni, lettine e consumazioni alimentari, deve poterlo fare senza subire tariffe esagerate, soprattutto perché si tratta di aree demaniali, quindi di proprietà dello Stato, affidate in concessione, ha affermato il segretario nazionale dell'Associazione dei Consumatori Francesco Tanasi, che ricorda come la legge non consente speculazioni sui beni pubblici come le spiagge e anzi prevede che sia sempre assicurata la presenza di spiagge libere per i meno abbienti. Sicuramente alcuni stabilimenti balneari hanno prezzi eccessivi, esorbitanti, però dipende sempre dalla proposta che si dà e dal servizio che si dà al cliente comunque. Cosa costa prendere due lettine o un ombrellone qui come fascia media? 25 euro solitamente, quindi è una spesa ben divisibile per due persone. Siamo davanti alla Riviera dei Ciclopi, nonché patrimonio dell'UNESCO, ed è un quadro meraviglioso stare qua, quindi i prezzi penso sono più che giusti. Ovviamente ci sono delle differenze per chi vuol pagare di più, per chi vuol pagare di meno, quindi abbiamo anche fasce un po' più economiche, in fasce un po' più alte, in base alla richiesta che ci si presenta. Effettivamente sono prezzi accettabilissimi, poi rispetto all'anno scorso non vedo molta differenza, insomma. Quindi a mare si può venire? Il fatto stesso che si sta qui è già pagato, capito? Questo è veramente un posto delizioso, è elegante, sono educati, è bello. E poi basta guardare, no? Abbiamo il panorama gratis, non lo so. E a Roma che prezzi ci sono nel litorale romano? Lasciamo perdere perché il doppio quasi. Polemica modicana e scontro tra il consigliere comunale Gianmarco Covato e l'assessore ai lavori pubblici Antonio Drago. La polemica riguarda la gestione del trasporto pubblico locale a Modica, che non copre le zone della Vignazza e Fontana. A puntare il dito contro l'assessore Antonio Drago è un uomo della maggioranza, braccio destro dell'ex sindaco e parlamentare regionale Ignazio Abate, Gianmarco Covato, in qualità di presidente della seconda commissione consigliare urbanistica, lavori pubblici, viabilità e trasporti. Una polemica insomma dentro la maggioranza, e tuttavia non sarebbe neanche la prima, ma che sembra essere fomentata non tanto per il disservizio, perché certi temi potrebbero essere affrontati discutendo sempre all'interno del gruppo che sostiene la sindaca Maria Monisteri, ma più una connotazione di scopo politico, secondo alcune fonti vicine a Ignazio Abate. C'è la massima disponibilità con SAIS a fare delle modifiche, ma ci siamo riservati queste qua di farle dopo qualche mese per vedere appunto i feedback che sarebbero arrivati. Ne stanno arrivando tantissimi già sulla Vignazza, sulla Via Fontana, per intenderci, erano arrivate tante segnalazioni, lo stanno arrivando anche per altre parti della città, e io devo dire personalmente sono contentissimo di questo, perché significa che è ritornato l'interesse sul trasporto pubblico, quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità a coprire anche ulteriori zone se queste daranno dei risultati. Come risponde a chi si sente un cittadino di serie B perché abita in quelle zone che non sono servite al trasporto pubblico? Ma no, assolutamente non c'è nessun cittadino di serie B, nessun cittadino di serie A. Quando abbiamo pensato al trasporto pubblico lo abbiamo fatto veramente con l'intenzione di rivoluzionarlo, e i primi risultati ci stanno dando ragione. Soprattutto strano, una polemica che arriva dalla maggioranza, Gianmarco Covato, nei confronti di questa gestione e nella sua in particolare. Come risponde a questa polemica di un consigliere che tra l'altro fa parte della stessa maggioranza? Ma nessuna polemica, non stiamo lavorando per la città, io personalmente sto facendo di tutto per portare avanti i progetti, le idee, il programma del sindaco con cui tutti ci siamo impegnati, quindi nessuna polemica. Quindi sgomberiamo il campo da eventuali dubbi sulla questione, sospetti che Ignazio Abate volesse mettere al suo posto in giunta Gianmarco Covato, di questo neanche se ne parla. Ma non sono io a rispondere, che devo rispondere a questa domanda. Io devo lavorare sicuramente, e lo sto facendo col massimo impegno, con tantissimo spirito di servizio. Per il resto tutte le polemiche lasciamole fuori, perché ci possono solo distrarre dal lavoro che invece dobbiamo fare e dare delle risposte. Quindi in giunta il clima è sereno? Per quello che mi riguarda assolutamente sì.
A proposito di quanto detto da Drago, concentriamoci sul lavoro. Maggiore concentrazione viene chiesta sul caso del macello a Modica al suo collega, l'assessore Tino Antoci, ma all'amministrazione comunale in genere. A chiederlo CGL. È obbligo del comune convocare l'azienda e dirgli in modo chiaro e netto: tu devi ripristinare le condizioni preesistenti all'affidamento. Per la FLAI CGL il caso del macello di Modica doveva essere affrontato con un'azione sinergica. L'amministrazione comunale, in particolare il suo esponente Tino Antoci, hanno mostrato inerzia, a detta del segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova, nell'affrontare la vicenda. Terranova chiede un vertice in prefettura. A condividere l'azione della FLAI CGL anche il Movimento 5 Stelle di Modica, che oggi ha diramato un comunicato stampa per evidenziare come questa situazione debba essere risolta. Ad intervenire nei giorni scorsi era stato anche Vito D'Antona. Abbiamo pensato che era possibile mettere attorno a un tavolo tutte le parti, ovvero l'ASP, il comune, il sindacato che rappresenta i lavoratori e l'azienda, per verificare se ci sono i presupposti per riavviare il servizio. Anche perché noi siamo a conoscenza, e ce l'hanno riferito i dipendenti, che l'azienda è nelle intenzioni e nella disponibilità di assolvere tutte le prescrizioni imposte ad essa dall'ASPI. Se questo è vero, e lo possiamo verificare, è possibile riavviare di nuovo il servizio, magari prorogando il servizio per qualche giorno, per qualche tempo, lo stretto necessario a questa azienda, in attesa che si faccia il nuovo bando di gara. Questo è quello che abbiamo chiesto. Abbiamo parlato con lo stesso Randoce, che ha avuto la bontà di riceverci, e ci ha detto che non era sua intenzione convocare il tavolo. E abbiamo convenuto insieme di rivolgerci alla prefettura, luogo dove sarebbe stato possibile incontrarci e mettere attorno al tavolo appunto le parti. Ad oggi sappiamo, io ho parlato con la dottoressa Mallemi, che la quale pare abbia parlato con il sindaco, e il sindaco pare abbia assunto l'impegno di convocare il tavolo, ma ad oggi non ci è arrivata alcuna convocazione in merito. E novità anche sulla IGM. Se da una parte la CGL richiama l'amministrazione comunale di Modica in merito alla mancata concertazione, dall'altra la TUCA di Fiadel evidenzia come così non si possa più andare avanti. Intanto ieri un incontro della UIL. Non ci sono i fondi necessari per garantire il saldo degli stipendi e si attendono introiti che possano aiutare a chiudere il pregresso. Emerge questo da un incontro avuto tra UIL e Comune di Modica sul caso del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori della IGM, che si occupa del servizio di nettezza urbana. Un confronto avuto con una sola sigla sindacale, che si mostra così come un'occasione mancata di confronto con tutti i sindacati che in questi mesi così difficili per i lavoratori sono stati al loro fianco. Lo dice la CGL, che parla di un atteggiamento di chiusura da parte dell'amministrazione comunale al confronto corale. Ci sono scadenze e pregressi maturati, fanno sapere dalla CGL, e allo stato attuale non si conoscono intenzioni e progetti da parte dell'amministrazione comunale. Serve chiarezza, evidenziano dal sindacato. Questa mattina ad intervenire è stata anche la sigla sindacale Fiadel. Giovanni Lattuca parla di una situazione ormai insostenibile, con continui ritardi da un anno a questa parte. Un report, quello tracciato da Fiadel, che racconta di pagamenti erogati con una media di almeno 30 giorni di ritardo. Ad oggi i lavoratori devono anche percepire lo stipendio del mese di giugno e la quattordicesima mensilità, nonostante lo stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi e le giornate di sciopero proclamate il 17 giugno e il 3 e 4 luglio del 2024. Sia il comune sia l'azienda IGM si è fatta sentire. Chiudiamo la pagina legata alla cronaca sindacale, il volto di Paolo Borsellino all'ARS. Quel sorriso che fa ancora paura, il volto di Paolo Borsellino sorridente, uno schiaffo alla mafia, e che ha voluto l'uccisione dei due magistrati, Falcone e Borsellino, impegnati nella lotta a Cosa Nostra. Quel sorriso che trasmette speranza e fiducia è proiettato da ieri pomeriggio nel cortile Maccheda, Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Dal 19 luglio sarà proiettato nel luogo della strage, in via D'Amelio. È un'iniziativa voluta dal Presidente della Commissione Antimafia, Antonello Craccolici, d'intesa col Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Nella settimana in cui ricorre il 32esimo anniversario della strage, dove il giudice fu ucciso insieme ai suoi agenti di scorta,
chiede tutta la verità alla figlia di Rita Borsellino, sorella di Paolo, Cecilia Fiore, che rappresenta l'evento con il marito Emilio Correo. L'immagine dello zio qui è importante per la sua statura istituzionale, per l'importanza che ha avuto nella storia che ha vissuto, ma soprattutto nella storia seguente, in questi 32 anni. È importante che sia sempre presente la sua memoria e che susciti in chiunque lo guardi, in chiunque passando di qui, da il politico, il turista, il semplice cittadino, possa ricordare quanto è stata importante la sua figura e quanto ancora adesso sia importante, e che ancora aspettiamo una verità che è tarda ad arrivare. L'idea nasce da Rita Borsellino, dalla trama di rapporti che lei ha tessuto in tutta Italia, e la sua idea era molto semplice, che era un po' quella di Paolo: ognuno di noi deve contribuire per quello che sa fare e per quello che ha a disposizione. Una ditta di Bergamo, assieme a un nostro carissimo amico d'infanzia, hanno generato i gobbi, quindi quella immagine di Paolo Borsellino, con l'intento appunto di fare tornare il sorriso di Paolo tra la gente. La Sicilia resistente, resiliente, questo è un omaggio a uno dei più grandi siciliani e a quella Sicilia che ha resistito e combattuto la mafia, ha dichiarato il presidente della Commissione Antimafia all'ARS, Antonello Cracolici. E questo è il palazzo delle regole, il palazzo delle istituzioni. E, come dire, omaggiare con un tributo a un grande uomo è anche un modo per dire che la Sicilia non solo non dimentica, ma continua la battaglia. Continuano le indagini su Matteo Messina Denaro intanto. Continuano le ricerche di possibili covi di Matteo Messina Denaro, il ritrovamento di un mazzo di chiavi al centro di approfondimenti. La DDA di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha disposto la perquisizione e il controllo di tutti i garage di un complesso residenziale in cui Matteo Messina Denaro avrebbe incontrato la sua amante Lorena Lanceri a Mazara del Vallo. Una ispezione dei luoghi per verificare se alcune chiavi trovate al latitante e ai suoi fiancheggiatori aprano appartamenti e locali della struttura. Il provvedimento nasce dagli accertamenti della SCO, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del capomafia in un'area di Mazara del Vallo nei mesi precedenti all'arresto. L'attenzione si è concentrata su un complesso residenziale in cui si ritiene che Messina Denaro abbia avuto la disponibilità di un immobile o di un eventuale covo riservato, ancora non individuato. Il Ministero dell'Interno ha rinunciato ai ricorsi in Cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento dei migranti nel centro di Pozzallo disposta dal questore di Ragusa. L'avvocato dice adesso la Corte si pronunci. Il Ministero dell'Interno ha rinunciato ai ricorsi in Cassazione dinanzi alla Corte di Giustizia Europea contro i provvedimenti del Tribunale di Catania che ha negato il trattenimento, come prevede il decreto Cutro e come è disposto dal questore di Ragusa Vincenzo Trombatore, dei migranti all'interno dei centri per i rimpatri veloci a Pozzallo. Le sezioni unite civili della Suprema Corte avevano sospeso una decisione in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea sui 10 ricorsi presentati dall'Avvocatura dello Stato per conto del Viminale. La decisione del Ministro dell'Interno è stata resa nota dall'avvocata Rosa Emanuele Lofaro, che assiste alcuni dei migranti destinatari del provvedimento, annunciando che andrà avanti chiedendo la pronuncia comunque della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea. Abbiamo presentato 2 controricorsi incidentali proprio per avere una risposta giuridica sul concetto di procedura accelerata, di procedura di frontiera, di procedura di transito, perché sono questi concetti particolari, e addirittura dei termini per la convalida del trattenimento. Abbiamo bisogno di spiegazioni giuridiche e per evitare appunto il proliferarsi di ricorsi in seguito, quando appunto avverrà l'applicazione di questa procedura, perché in questo momento la procedura del decreto Cutro è sospesa, non viene applicata la procedura accelerata nei confronti dei paesi sicuri. Il Ministero sta rinunciando ai ricorsi, perché? L'ha basato sul fatto che è intervenuto il decreto ministeriale di modifica della garanzia finanziaria dovuta dai
migranti. Il secondo motivo su cui ha basato la denuncia è il fatto che i richiedenti asilo, questi migranti, sono irreperibili. E qui sul punto ribatto subito che non è vero, le loro informazioni evidentemente sono coerenti, perché i due richiedenti asilo di cui ha ricorso sono con permesso di soggiorno, stanno lavorando. Quanti provvedimenti ci sono? Perché sono probabilmente anche destinati ad aumentare, visto il flusso migratorio. Ci sarà un numero indeterminato di convalide e di trattenimenti. E chiaramente ci aspettiamo un po' di lavoro, chiaramente con un duplice carico di ricorsi, tra le altre cose, perché se non è chiara la disciplina e non è chiara la giurisprudenza, ovviamente gli operatori del diritto impugneranno tutti i provvedimenti. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco. 27 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale, la sanità Iblea, tutte le novità del caso. Pubblicati ieri sul sito dell'ASP di Ragusa i bandi di gara per reclutare medici specializzati in anestesia e rianimazione e medici di emergenza-urgenza. La notizia era stata anticipata dal direttore sanitario dell'ASP, Raffaele Elia, la settimana scorsa nel corso di un'intervista ad MTG in cui si faceva il punto della situazione in cui versano i pronto soccorso dei 3 ospedali della provincia di Ragusa. Il 31 luglio scade infatti la convenzione con la GAPMED e dunque dal 1 agosto servono medici che possano incrementare la pianta organica e dunque affrontare le turnazioni estive e non solo. Se non si reclutano medici, dal 1 agosto si prospetta una situazione gravissima, soprattutto nei 3 pronto soccorso di Modica, Ragusa e Vittoria, in cui restano nei primi 2 nosocomi solo 5 medici, di cui uno in ferie, e in quello di Vittoria 4, di cui uno in ferie. Per garantire i turni in un pronto soccorso occorrono 3 medici la mattina, 3 il pomeriggio e 2 la notte, mentre il primario non è inserito nella turnazione perché ha la reperibilità H24. Fino al 31 luglio il personale sanitario viene garantito grazie alla convenzione con la GAPMED, ma dal 1 agosto questo non avverrà più. Il direttore sanitario Raffaele Lì aveva spiegato che non è possibile rinnovare la convenzione con la GAPMED per il decreto bollette che prevedeva la convenzione solo per un anno, motivo per il quale l'ASPA ha indetto i bandi di gara per il reclutamento dei medici che scadono il prossimo 31 dicembre. Sull'argomento era intervenuto il deputato regionale Ignazio Abate, che aveva garantito l'incontro alla regione siciliana che doveva tenersi questa settimana con il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica della regione siciliana Salvatore Iacolino e il direttore generale dell'ASP Giuseppe Drago per chiedere il rinnovo della convenzione, ma ad oggi, fanno sapere dell'ASP, non risultano date o incontri in calendario per Palermo. Intanto il tempo stringe, il 31 luglio si avvicina e la situazione si fa sempre più rovente. Il nuovo ospedale di comunità di Ragusa sorgerà nei locali dell'ex cardiologia UTC del presidio Maria Paternò Arezzo a Ragusa Ibla. La ditta aggiudicataria si è impegnata a concludere i lavori entro la fine del 2025. L'importo è di quasi 2 milioni e mezzo di euro. L'intervento prevede la ristrutturazione di circa 1100 metri quadri di superficie. Presentato il rapporto spiagge 2024 di Legambiente. Tutto sommato la situazione delle spiagge in Sicilia è buona, lo afferma Legambiente Italia presentando il report nazionale rapporto spiagge 2024. Domani arriverà la nave di Goletta Verde in Sicilia per approdare a Messina, un evento atteso che è stato anticipato oggi proprio dalla presentazione del report. Tra le principali attività in cui si è impegnata Legambiente c'è sicuramente la proroga delle concessioni balneari, per la quale ha presentato un ricorso straordinario, e poi l'applicazione dei piani di utilizzazione del demanio marittimo, uno strumento essenziale per una corretta gestione economica del litorale e di tutela dell'ambiente e del paesaggio delle spiagge per garantire la libera fruizione. C'è poi il problema dell'erosione costiera e dell'inquinamento marino derivante dalla cattiva depurazione e la crisi nella gestione dei rifiuti. Noi in 14 anni abbiamo contato oltre 800 eventi meteoclimatici estremi in tutto il territorio nazionale, con un'impennata nell'ultimo anno di più di 100, e la Sicilia da questo punto di vista fa registrare il record: 170 eventi meteoclimatici estremi, con 3 capoluoghi di provincia, Palermo, Agrigento e Catania, classificati nei primi 7 posti delle località più colpite in Italia.
Qual è la qualità delle acque siciliane? Dai dati ufficiali è una buona qualità delle acque di balneazione per tutto il territorio nazionale. C'è poi la questione del demanio marittimo che sta tanto a cuore all'Legambiente. Sì, quella è un'annosa questione che si trascina ormai da oltre 20 anni. Il rischio è che se noi continuiamo a trattare il litorale in questo modo, fra poco non ci saranno neanche spiagge da dare in concessione. C'è poi anche la questione ponte sullo stretto. Quella è un'infrastruttura che noi abbiamo condannato nel corso degli anni, la riteniamo assolutamente sproporzionata, inutile, dannosa anche e soprattutto per la mobilità della regione. Il caso dei liquami, dei presunti liquami fognari nel Mar Mediterraneo, nella costa Iblea, in particolare le segnalazioni da Marina di Modica. Personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo questa mattina è tornato a Marina di Modica in piazza Donatello per verificare se vi fosse la presenza di liquami nello specchio d'acqua antistante. Al momento del sopralluogo, fanno sapere, il mare si è presentato senza scie o macchie sospette. I controlli continueranno, fanno sapere dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, che ieri ha evidenziato come il fenomeno purtroppo è diffuso lungo tutto il litorale. Sono tante infatti le segnalazioni di macchie e scie sospette nelle coste del territorio Ibleo. Sul caso di Marina di Modica, fanno sapere dalla Guardia Costiera, dai sopralluoghi effettuati l'impianto di sollevamento risulta perfettamente funzionante. Non si potrà controllare casa per casa, questo è chiaro, ma se qualcuno avesse informazioni utili potrebbe facilitare il lavoro della Guardia Costiera. Da un'ispezione fatta nei luoghi interessati non sono state trovate anomalie, hanno detto dalla Capitaneria di Porto, ma questo non vuol dire che qualcosa possa essere ben nascosta. L'appello dunque ai cittadini a collaborare nelle segnalazioni, perché queste potrebbero aiutare sia ad intercettare le scie e le macchie sospette, ma anche anomalie in alcuni impianti. La Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, settore rischio vulcanico, tornerà a riunirsi in settimana con oggetto lo Stromboli, lo rende noto l'amministrazione comunale di Lipari. Intanto perdureranno le limitazioni sia all'accesso sull'isola dei turisti provenienti dalle imbarcazioni da mini crociere, così come quelle relative alla scalata del vulcano e all'stazionamento delle imbarcazioni del tratto di mare antistante la Sciara del Fuoco. E a proposito di attività vulcanica, è diventato virale sui social, nella pagina Inciviltà a Catania di Facebook, un video che mostra una pulizia non certo corretta delle strade della città per togliere la cenere. Mezzi che fanno zig zag spostando la cenere ma non raccogliendola. Una situazione insostenibile, quella della cenere, che ha portato il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, a emettere una ordinanza anche alla luce del superamento dei limiti delle polveri sottili e dei problemi respiratori che causa la cenere. L'ordinanza prevede di rimuovere con azioni straordinarie le diverse migliaia di tonnellate di cenere vulcanica ancora sparsa nel territorio comunale di Catania e il tutto deve essere fatto entro 20 giorni. Già 350 tonnellate di cenere raccolte a fronte di circa 4.000 tonnellate presenti. Per facilitare l'attività di pulizia, la Direzione Comunale del Traffico Urbano ha diramato un piano urgente di divieti di sosta. 35 minuti dopo le 14, termina qui questa edizione. Grazie per averci scelto, buon proseguimento.